Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Casal Noceto risponderanno alla domanda del giorno. Se dovessi chiederti un pregio e un difetto di Casal Noceto, cosa mi risponderesti? Diciamo, la tranquillità che c'è è un pregio, ma nello stesso tempo è anche un difetto. Perché anche un difetto? Perché troppo tranquilli, per me che ho una certa età va anche bene, ma un giovane trova un po' poco. Quindi lei pensa che i giovani tendano poi ad andarsene da qua? Purtroppo sì, non ci sono molte attrattive, ecco, però c'è la tranquillità, guarda, che non c'è in altri paesi. La piazza è sempre piena di automobili e persone che vengono a mangiare. Quindi le attività commerciali, in particolare quelle di ristorazione, sono comunque promosse. Abbiamo la Corte dei Vaccà, abbiamo il solito posto, la Locanda del 600, Casa Cabella, l'agriturismo, quindi c'è di tutto. Oh, ma adesso per piacere, né? Ma i difetti non ci sono le strisce, quindi quando porto mia figlia all'asilo devo attraversare sempre guardando destra e sinistra. È un pregio, c'è la scuola, c'è il comune qua vicino, la posta, e tutto ciò. E questo è il difetto, soprattutto questo, le strisce. Quindi la segnaletica orizzontale sulle strade dovrebbe essere ampliata, migliorata, E incrementata. soprattutto vicino alle scuole, dal mio punto di vista. Cioè, qua, come puoi vedere, c'è un segno, però le strisce non ci sono. Quindi questo lo diciamo all'amministrazione comunale, sperando che ascolti ovviamente. Eh sì, sperando che lo ascolta e che lo guarda. E invece dicevi pregi? Pregi, abbiamo tutto, la scuola che comunque anche se ci sono pochi bambini stanno cercando di migliorarla, e la natura, il verde, è un paese tranquillo. Allora, come difetto che sicuramente c'è poca vigilanza e quindi questo dovrebbe essere un po' più, cioè Più presente. dovrebbe essere più Ma me presente. lo dici perché ci sono delle problematiche specifiche o in generale? Ma più che altro non c'è un vigile e quindi automaticamente diciamo che sta cadendo un po' in declino la cosa, sta declinando. E per quanto riguarda Pregio, mi piace molto come paese perché comunque sia mi sono costruito un'attività con l'avanzare degli anni e sta andando tutto bene e quindi mi piace anche molto per questo, ci sono anche delle persone splendide, quindi insomma I comincio. tuoi concittadini ti stanno simpatici, non hai nulla contro di loro. Assolutamente no, non ho nulla contro di loro e questo mi sembra una buona cosa. Grazie.